Buonasera a tutti. Credo sia la prima volta che uso Google Slides per fare una presentazione, quindi chiaramente andrà storto. Ho anche una live demo più o meno pronta, e anche quella andrà storto, visto che il dio delle presentazioni è stato Clemente prima. Allora, vi presento Cicerus, che è una piattaforma per lo sviluppo di chatbot. Io sono Alessandro, lavoro in DGS, che ha deciso di mettere in piedi questa piattaforma. Non è complicata, però è un po' grossa, non ci starò a farla in mezz'ora, quindi vedremo le cose principali, ve lo dico, poi magari ci sono delle vediamo. Comunque, allora, no, giusto, giusto, ovviamente. Ecco qua. Allora, vi parlo un attimo dell'azienda dove lavoro, del framework, chi ci lavora, chi ci ha lavorato, cosa sa fare, perché l'abbiamo fatto, cosa se ne farà. Poi vi dico di un caso d'uso, che è uno di quelli che ha motivato lo sviluppo, e poi la live demo, speriamo. Bene, allora, io lavoro in DGS, che è un gruppo di tre aziende, DGS Technology, Info2, Network Integration and Solution, probabilmente magari ha anche acquisito qualcun altro, quindi magari sono 4, magari sono 5, magari è stata divisa. È una bella azienda, 8 sedi, 500 dipendenti e oltre. Quindi abbiamo una certa dimensione, opera su diversi mercati, government, energy, utility, industry, financial, telco, difesa, un sacco, bella grossa. E si occupa di system integration, lo fa in diversi modi, Internet of Things, industria 4.0, smart cities, smart factories, cose simili, real time intelligence, fraud detection, cose di analisi, che è molto fighe. E poi c'è robotic process automation, dove ci occupiamo di chatbot. E quindi adesso vi racconto cosa facciamo. Allora, innanzitutto, dietro a Cicerus, la piattaforma che adesso vado a spiegare, non ci sono solo io, ma ci sono varie persone, e tre sono incaricate, sono state nello sviluppo. L'ideatore, Lorenzo Melle, là in ultima fila, è lui che ha fatto nascere il progetto, l'ha fatto crescere all'interno dell'azienda, ha spinto, ha fatto in modo che diventasse una cosa reale, quindi ringraziamo lui, o diamo la colpa a lui. A seconda, poi ci sono io, siamo in ordine di anzianità, solo di età, okay. Poi ci sono io che mi occupo degli algoritmi dell'analisi dei dati, delle parti diciamo un pochino intelligenti del chatbot, e poi c'è Marco Bianchi, che è lui in prima fila, che si occupa è lui lo sviluppatore di quelli seri, che va forte, e quindi si occupa front-end, back-end, testing e qualità, ok? Questo per darvi un'idea delle persone, però in realtà è tipo Lorenzo è scappato via dopo l'inizio del progetto, è andato in una nazione estera, fuori dall'Unione Europea, quindi già questo dice tutto. Io se non leggo documentazione scrivo documentazione, e lui invece è lo stagista che fa il caffè e per la gloria dell'azienda si fa al mazzo per 24 ore. Questa è la realtà delle persone, però vabbè, al di là di questa battutina. Allora, cos'è il framework che è Cicerus? Okay? È un framework in Python, innanzitutto. Siamo tutti Pythonisti, siamo tutti e tre sviluppatori, per lo più, ed è un insieme di moduli che possono essere utilizzati assieme. Ok? Quindi noi cerchiamo di creare una cosa che abbia un senso di esistere, che possa essere utile, però in realtà sono dei vari moduli che voi potete dire no, ok, prendo solo questa parte e la uso in un certo modo. Okay? Quindi un framework. Moduli che possono essere all'occorrenza sostituiti. Vuole essere uno strumento flessibile in questo senso. Quindi è nato come un punto in comune tra vari prodotti che sono stati commissionati all'azienda, quindi c'erano da fare chatbot, abbiamo detto ok, facciamo una piattaforma unica e vogliamo che sia uno strumento che possa essere operativo in fretta, nel senso che deve essere utile per gli sviluppatori che vogliono fare la parte più intelligente del software, quindi con Python, veloce, efficiente, è dev friendly, ops friendly, abbiamo deciso di utilizzare Docker in modo che si potesse fare uno sviluppo e un deploy molto, molto veloce, e anche user friendly, non solo per chi chatta, quello sta anche a chi si crea il chatbot, ma anche chi, poi ve lo faccio vedere, va a creare il chatbot, cioè chi ci mette la logica di business dietro, ok? Chiaramente non è magico, alcune cose bisogna programmarle, perché sì, però cerchiamo questi obiettivi, diciamo. Ora, cosa può fare? Supporta diverse chat, cioè è stato progettato con l'idea di voler supportare diverse chat. Noi siamo partiti per necessità, voler sviluppare un front-end web che si potesse integrare nel portale dei clienti, quindi avere la finestrella di chat e lì chattare col chatbot. Giusto oggi abbiamo ottenuto una versione stabile di Telegram, ok? Quindi
possiamo anche chattare con Telegram, è stato facilissimo, quindi veramente poche ore di sviluppo perché il design è ottimo. E poi vorremmo supportare anche altre cose, Facebook Messenger, WhatsApp un giorno quando sarà, Slack, Discord, tutte quelle che vogliamo. Ora, nel framework c'è un pezzo, c'è un blocco di cui mi sono occupato io, che permette la definizione del flusso conversazionale, cioè di fare il processo di saluto, prendo un certo dato, do una risposta, ti faccio scegliere, queste cose. E si basa su una struttura dati che poi vi spiegherò, che è sostanzialmente un grafo, come ve lo potete immaginare. È completamente programmabile in Python, nel senso che ci sono tutte le parti che abbiamo fatto in Python, sono separate, però, vabbè. E nel caso, se voi volete, voi dite, no vabbè, questa parte che hai fatto tu con il flusso conversazionale come hai fatto tu Alessandro, a me non va assolutamente bene, ve lo riprogrammo. Va bene, non c'è nessun problema, si può fare. Un'altra cosa di cui andiamo abbastanza fieri, che pensavamo fosse facile da fare, invece no, era il fallback su un umano, quindi sostanzialmente abbiamo detto, questa cosa non mi va bene, l'utente a un certo punto dice, no, non ho avuto il bisogno, cioè non ho soddisfatto la mia necessità, mi serve parlare con un essere umano. Fallback, c'è una interfaccia per l'operatore c'ha le varie finestrelle che può rispondere e parlare lui. E poi anche una funzione di statistica, però questa non ve la faccio vedere perché è stata fatta, ma non ce l'ho. E quindi vi permette di fare l'analisi, capire se un chatbot che avete fatto può essere effettivamente utile, se ci sono dei percorsi che sono più utili agli utenti, se gli utenti decidono subito di cercare l'operatore oppure no. Cose di questo tipo. Ora, esistono già molti framework, quindi perché sviluppare un altro? Beh, spesso sono specifici per una sola piattaforma, quindi spesso dite no, solo per Facebook, no, solo per Telegram, e quindi questo non ci andava bene perché non avevamo bisogno prima di tutto per web. A volte sono legati a un solo vendor, in questo caso il vendor è DGS, però magari vi va bene perché siamo noi. Spesso il chatbot, cioè magari potete trovare dei framework che possono essere utili ma non vi permettono un'integrazione profonda con le vostre logiche di business, quindi magari voi avete dei servizi, avete delle cose che devono essere programmate in un modo molto specifico, noi diamo libertà totale da questo punto di vista, ok? Oppure semplicemente i framework che adesso voi conoscete non esistevano quando noi abbiamo iniziato a sviluppare questo, quindi perché l'abbiamo fatto? Anche perché c'era necessità all'epoca, ok? Perché anche? Perché noi, come vi dicevo prima, ci sono stati commissionati diversi chatbot, quindi noi abbiamo detto facciamo un framework che li metta tutti assieme, quindi non sono stati sviluppati dei chatbot ad hoc, ma abbiamo iniziato innanzitutto con una piattaforma e poi abbiamo detto le parti comuni devono stare, poi faremo le varie customizzazioni per i vari clienti, quindi don't repeat yourself. E poi chiaramente c'è stata una volontà da parte dell'azienda, DGS ha detto noi vogliamo creare una nuova competenza, vogliamo creare una nuova parte e occuparci di questo genere di mercato perché tutti sappiamo che sta esplodendo, quindi questo chiaramente è il fatto numero uno, l'abbiamo creato perché l'azienda voleva esserci. Bene, ora come si fa tutto questo? Ci sono tre moduli principali, che è questo schemino bellissimo, molto semplice, però è effettivamente così. C'è una parte che noi chiamiamo Dominus, nomi latineggianti perché non lo spiego, però ok. Dominus, che comanda un po' tutto, è la business logic, ok? Si occupa della gestione del flusso della conversazione, qui ci si mette dentro la IE, l'LFP, processi di business, tutte queste parti, ok? Quindi idealmente se voi prendete il framework a un certo punto dite no, quello che hai fatto tu non va bene, voglio rifare tutto, voi implementerete quella parte lì, ok? Il resto c'è. Poi c'è Verbus, che si occupa del routing, e quindi fondamentalmente quello che fa è mettere in connessione varie persone col chatbot o tra di loro se c'è l'operatore, e poi quelli che noi chiamiamo Vultus, che sono le interfacce che vanno a utilizzare una determinata piattaforma. Quindi abbiamo fatto un'implementazione web che è abbastanza ricca e cicciotta, ci abbiamo lavorato un bel po', appunto Telegram eccetera. È tutto abbastanza modulare, permette di essere scalabile, nel senso che voi potete prendere a un certo punto una parte e dite no, questa non mi va bene farla andare su un processo singolo, voglio andare su diversi node. Lì in mezzo ci sono delle code, quindi dei sistemi abbastanza intelligenti per cui voi riuscite a separare le parti del framework, quindi fondamentalmente si può scalare abbastanza facile. Noi stiamo utilizzando tecnologie che ci danno una certa soddisfazione, quindi per adesso di scalare su milioni di computer non ne abbiamo bisogno, perché infatti stiamo utilizzando Python 3 async, se qualcuno da voi è un developer sa di cosa sto parlando, JavaScript per fare la parte di web, Bootstrap 4, tecnologie modernissime, WebSocket, se sapete cos'è, comunicazione real time, Mongo, perché abbiamo vari tipi di dati diversi, anche perché per
adesso il supporto è veramente minimo, però più avanti vorremmo anche poter mettere dentro multimediali, dati multimediali, quindi far foto, far video, poter processare anche quel tipo di dati lì. Quindi Mongo che li può processare più. Quindi queste tecnologie che abbiamo utilizzato. E invece, cosa possiamo fare, come lo facciamo? Adesso vi spiego un attimo il modello conversazionale, che è la cosa secondo me un po' carina, che poi vi può essere utile subito. Quindi sostanzialmente la conversazione si viene strutturata con un automa a stati finiti. Chi di voi ha un'idea di cosa ho appena detto? Ok, fantastico. Automa a stati finiti in cui però c'è un elemento stocastico, è un po' chi sa tanto la teoria mi basterebbe perché non è un automa stocastico, però ce l'ho messo io per poter fare determinate cose. Questo automa con cui voi strutturate la comunicazione, cioè la conversazione, è versionato, cioè potete studiare le varie versioni che fate, e in più abbiamo fatto una funzione che vi permette di cambiare l'albero mentre è in produzione, che non è una cosa da poco, perché bisogna stare attenti a cosa stanno facendo gli utenti. Quindi ci sono un po' di limitazioni per questa funzione qua, quindi non è che si può fare tutto, però siamo abbastanza contenti del risultato ottenuto. Poi, in questo framework, cioè nell'utilizzo dell'automa stati finiti, sostanzialmente siamo inventati un linguaggino che vi permette, tramite interfaccia grafica, attualmente semigrafica, di specificare comportamenti che a voi interessano. Quindi per esempio dire, il chatbot prende una certa risposta, io questa risposta la voglio valutare tramite il mio sistema di NLP, in base al risultato di questa valutazione decido se andare avanti oppure no. Okay? Quindi attualmente c'è una parte che dovrete codificare voi, se dovete fare il vostro NLP particolare, però poi questo NLP particolare viene utilizzato da un'interfaccia grafica tramite questo linguaggino. Adesso che siamo in una fase ancora abbastanza di progetto giovane, diciamo, c'è il linguaggino, però questo linguaggino un giorno verrà tradotto in un'interfaccia grafica. Quindi sarà tutto clic clic clic. Ci saranno qua gli sviluppatori che fanno le parti intelligenti e poi ci sarà qualcuno che invece si dovrà occupare di metterla assieme e utilizzerà l'interfaccia grafica. Okay? Quindi questo linguaggino per adesso permette di catturare informazioni da quello che scrive l'utente e utilizzarle queste informazioni per eseguire qualcosa di arbitrario. E poi c'è anche una funzione che vi spiego dopo che secondo me è un'idea carina, magari voi poi mi dite no, Alessandro, guarda, fa schifo. Però vediamo, ok? L'idea sostanzialmente è di dire posso cambiare facilmente alcuni aspetti della chat senza dover occuparmi delle versioni dell'albero e tenere traccia di tante determinate cose. Allora, comunque, un use case in cui viene utilizzato questo chat, quindi un'applicazione realissima, è quella di dire gestione di ticket per un'azienda, azienda abbastanza grossa, per i suoi dipendenti, non per gli esterni, l'azienda dice ok, adesso noi abbiamo un sistema di ticketing tramite sito web e altre cose, noi vorremmo una chat che rende tutto più facile, quindi interfaccia conversazionale, tutto più facile, con processo guidato, dammi tu le informazioni, io ti do le risposte, lo fai dal tuo telefonino, qualcosa di questo tipo. Nel ticket vanno gestiti queste genere di informazioni, data di apertura, data di chiusura del ticket, il tipo di attività, che ha una risposta chiusa, assistenza utente, reset password, ok, quindi qual è il genere di supporto che si sta dando, la descrizione del problema, i dettagli se si vogliono aggiungere, la soluzione in fase di chiusura, chi è che ha fatto la richiesta, chi è che, a cui viene assegnato il ticket per la risoluzione, qual è lo status del ticket, se è aperto, se è stato assegnato, se è stato chiuso, risolto con successo oppure no. E poi la priorità se è una cosa importante. Okay? Quindi questo è il caso reale, quello che bisognava fare sostanzialmente, e possiamo notare che fondamentalmente il chatbot deve poter trattare questi casi, che sono gestire casi in cui le alternative sono finite, quindi l'utente deve dire la priorità può essere alta, media, bassa, non più, quindi rendere facile questa cosa all'utente. In altri casi è risposta aperta, quindi gestire anche questo caso. In altri casi è risposta aperta ma bisogna validarla. Quindi qua la descrizione, qua invece, non lo so, sì, date di apertura e chiusura. No, scherzavo, chi ha la persona incaricata del ticket, tu dovrai inserire a mano e dire voglio assegnare questo ticket a Giovanna, qui un pezzo di codice automaticamente dovrà collegarsi al database dell'azienda, vedere se c'è Giovanna e dire ok, Giovanna a posto oppure no, ok, Giovanna non esiste in questa azienda, ok? Alcune informazioni devono essere gestite automaticamente e altre... chiaramente sono le cose di business che bisogna fare. A un certo punto la piattaforma che gestisce i ticket bisognerà contattarla e comunicarla, ok? Quindi il bot deve coprire un po' tutte queste necessità. Il frame. Bene,
questo è l'esempio, non entro nel dettaglio, però questo è l'alberello conversazionale che c'è dietro nel caso dei ticket, quindi fondamentalmente si parte da un inizio, possono esserci determinate scelte, in questo caso sono una risposta chiusa, o questa, o aggiorna il ticket o apri i ticket. Quando si va in un certo punto si può tornare indietro, oppure se le risposte non valide si sta lì finché non si dà una risposta valida, cose di questo tipo. Alcuni di questi nodi sono stati, in cui si trova il chatbot, quindi situazioni in cui io sono. Alcuni di questi pallini sono l'input dell'utente che mi permette di spostarmi da un punto a un altro, e alcuni di questi sono azioni o controlli che io posso fare. Okay? Quindi il modello, noi abbiamo deciso che la chat si poteva strutturare così. Nello use case non vado oltre. Ok? Adesso, respiro profondo, ci sarebbe live demo, però come ho già detto, giustamente c'è una divinità che io chiamo legge di Murphy, quindi sarà live debugging, perché io provo a vedere una prova e voi mi direte no, questo non va, no, prova per quello e manda. Okay? Bella. Va bene, in realtà me lo sono preparato, se qualcosa adesso va storto è veramente una divinità che mi odia. Datemi un minuto. Poi ci pensiamo noi, mandati. Sì, ma no, in realtà è anche una bella situazione in cui possiamo, sì, in cui possiamo testare, provare, eccetera, quindi sono contento. Un attimo, volevo fare il setup. Ci sono domande per adesso? Per le cose teoriche che vi ho detto? Okay. Allora. Solo una. Ma fino a quando, vai fino all'infinito, fino a quando l'utente non ti dà una risposta validata? Perché ho visto che hai messo un ciclo nel grafo. Nel grafo del... No, in questo caso, cioè, effettivamente noi abbiamo stati iniziali e stati terminali, però la domanda è cosa succede quando arrivi alla fine che il chatbot smette di risponderti? No, riparte da capo, no? Riparte da capo. Chiediti. Qui, no, lui esatto. Chiede finché non hai... Cioè, chiedi ID, se non ti do un ID valido... Io o puoi tornare indietro, dici no, allora aspetta, non avevo un ID valido, torno indietro, se no è verifico l'ID, se l'ID non è valido te ne chiedo un altro. Non è che ti fanno un DOS praticamente, cioè inserire dati. Guarda, in questo caso specifico non ci siamo preoccupati della cosa perché è interno all'azienda. Allora. Comunque sì, potrebbero, ottima considerazione, Marco segna, mai durante la pausa caffè. Allora. Per fare cose generiche tipo chiedere aiuto? In mezzo al grafo come fai? Cioè, in questo senso all'operatore? Se tu vuoi dire aiuto, avere il messaggio di aiuto, per esempio. Ok, no, questo chiaramente sta a chi disegna, chi fa il chatbot, ok? Idealmente, cioè, qualcuno a un certo punto, tramite interfaccia che adesso vi faccio vedere, progetta questo grafo. Io, che l'ho progettato, ho deciso che da qua a qua si poteva fare a nulla, però idealmente posso dire anche da qua a qua si può fare a nulla. Mm-hmm. Ci sono dei comandi tipo aiuto che puoi fare in qualsiasi momento, chiedere aiuto, che non sono dentro il grafo, ma che sono globali, che si possono fare in qualunque momento. Ci ho pensato, però in realtà non l'abbiamo ancora implementato. Okay. Quindi attualmente quello che devi fare è dire c'è uno stato di aiuto, da qualunque punto puoi andare all'aiuto e poi rimanere indietro in qualche modo. Okay. Se puoi. Ok? Quindi attualmente te lo devi fare a manina, diciamo. Un secondo, ci sono. Viva! E uno step c'è. Qua. Perfetto. Adesso però come farò? Non ho lo split screen, non ho lo schermo diviso in due, è un secondo solo che devo girare questo schermo, se no non vedo cosa faccio. Sì, no, beh, ma credo, ecco qua, Miro, dovrebbe andare. Spero. Oppure? Proiettore ci sta, se no? 1080 l'ha visto. No, 1080 l'ha visto, ma non sta vedendo il resto. Proviamo così. Cerca. Le premesse non sono... No, assolutamente. Tu sei scappato in tempo, ragazzi. Ecco qua, visto? Linux, signore e signori, vorrei avvio, basta. Ok, allora, eccoci qua. Quindi ho lanciato il chatbot, questa è la mia finestrella di sviluppo, e qua adesso apriamo le finestrelle, ok? Farò un semplice chatbot che vi fa vedere un po' tutte le funzionalità, non ha alcuno scopo nella vita, a parte far finta di volervi vendere un po' di cibo, ok? Quindi immaginatevi che il mio caso d'uso è vendere cibo online o fare qualcosa di simile. Quindi vado sul mio host locale, che poi per la cronaca sono
attraverso internet. Quindi se vi dessi il mio IP, che è quello scritto qua sopra, voi potreste collegarvi tramite il cellulare e fare questa cosa, qualche cosa sporca, ma non lo farete perché voi siete simpatici. Dicevi? Esatto. Comunque, cosa succede? Un utente che si collega la prima volta tramite chat web, non avendo un nome, su Telegram il nome ce l'ha, quindi non serve questa parte, si deve autenticare. Okay? Okay. Noi per adesso, per necessità, non certo, semplicemente che il nome, basta un nome, nome con nome. Quindi nel mio caso è Alessandro. Okay? Inizio però il bot non è stato configurato perché abbiamo una bella installazione Virgin. Ok. Vado e adesso vi faccio vedere l'interfaccia di amministrazione. Non ve la dico la password. Breve, breve. Ok, questa è l'interfaccia di amministrazione. Per adesso è un po' spartana, nel senso che è solo una tabella. Però questa tabella, più il linguaggio di programmazione specifico che ci siamo inventati, permette di fare un sacco di belle cose. Ok? Quindi, qua sopra dopo ve lo spiego, per adesso siamo nella sezione di albero conversazionale, l'albero conversazionale verrà definito tramite questa tabella. Quindi la cosa più stupida che faremo adesso è dire: questo è il mio stato iniziale, il messaggio è saluta, la risposta, l'utente può inserire qualunque risposta, il messaggio successivo è ancora saluta. Salvo, questo viene salvato, dovrebbe andare tutto bene, quindi un utente che si collega, in questo caso riavvia, certo. Ci sono i cookie, quindi questa è la history, sì. Arriva un messaggio dal mio chat, ok? Saluta. Quindi arriva saluta. Io posso scrivere qualunque cosa, torno allo stato successivo, okay. Questo vi dà l'intuizione di cosa funziona. Mi trovo qua, arriva una risposta, qua per adesso non ho filtri, non ho niente, quindi accetto qualunque risposta, campo vuoto vuol dire qualunque cosa. Dopo aver accettato questa risposta mi ritrovo in campo ancora in saluta, ok? Facciamo un secondo piccolo passo. Da saluta andiamo a ricambia, quindi uno stato diverso. Quello arancione significa che è uno stato terminale. Prima avevo un solo stato, che era sia iniziale che terminale, quindi c'era un ciclo, non era uno stato terminale. Adesso è uno stato terminale. Torniamo qua, saluta, sempre questo, scusate qua, questa è la history, ok? Normalmente non dovremmo vedere questo schifo, però c'è questo messaggio. Io scrivo ciao, questa volta mi arriva una risposta diversa. Il chatbot ha finito, è uno stato terminale, quindi ricomincia dall'inizio. Ok? Mm-hmm. Questa è l'idea. Perfetto. Ora, facciamo che dopo aver ricambiato il saluto posso poter scegliere qualcosa, quindi ad esempio ricambia, posso scegliere che cosa voglio ordinare di cibo sul mio sito web, quindi ad esempio bag, quindi vado nello stato elenca bag, poi vi spiego perché scrivo gli stati così. Carne, tutti sotto, vabbè. E poi ricambia carboidrati. Idealmente quello che sta succedendo qua, e dopo facciamo un attimo una prova, è quando l'utente ha scritto, ha fatto la cosa e ha ricambiato, gli si presenta un menu dove lui ha tre scelte: bag, carne, carboidrati. Ok, lui può anche scrivere, però le uniche scelte che vengono accettate sono queste. Il nostro chatbot, quindi, avrà una tastiera davanti. Idealmente lui sceglierà la tastiera. Poi in realtà lui ci ha raccontato che in Italia le tastiere non le usano. Vabbè, potete usare questo campo di testo, ma dovete scrivere quello che c'è scritto sotto. Quindi siamo felici così. Torniamo qua, siamo in saluta, ciao. E questa è la scelta. Ok, dopo aver ricambiato posso dire il mio prossimo messaggio sarà veg, carne o carboidrati. Ok? Scelgo carboidrati, lui mi dice va in questo stato, ma forse voi non lo vedete? Mi state odiando, vero? Ah, perché sto scrivendo piccolo e perché... Scusate, eh? Ok, questa è una chat... è responsive, ma anche il cellulare. Ok? Non è cosa da poco, eh? Voi no, no, è un casino. Comunque se ci andate col vostro cellulare funziona davvero. No, infatti... Fate pure, se volete... Vi collegate, l'hai fatto? Sì, porta 5.000. Sì, 192, 168, 10, 138, 2.5.000, vi trovate il coso e andate avanti. Ok? Quindi, ecco la nostra chat responsive. Adesso forse la vedete un po' meglio, mi si è piantato Firefox, non mi si è piantato Firefox. Perfetto, siamo qua, anche questo è zoomato purtroppo. E decidiamo di fare qualcosa di un po' più intelligente adesso. Quindi per adesso abbiamo visto come fare le transazioni, che possiamo supportare le keyboard, che supportiamo risposte aperte. Adesso cerchiamo di fare una cosina appena appena più intelligente, che è, dopo aver specificato i carboidrati, io qua, dove c'è elenca carbs, in realtà mi aspetto che ci sarà
ci sarà un pezzo di testo che mi dice: guarda, che adesso puoi comprare la pasta, la pizza e le patate. Ok? Quindi è, io prendo quell'input lì, voglio avere una risposta solo quando quell'input è corretto. Ok? Quindi elenca carbs, qua dovrebbe esserci un altro completamento che non funziona, tra l'altro. Elenca carbs, lui accetta, e questa è la grande magia delle espressioni regolari. Sapete cosa sono? Sono una cosa che introduce un problema. Patate, pasta. Ok? Questa è un'espressione regolare, lui dice patate e pasta vengono accettate. Però una volta che l'utente ha scritto patate o pasta, io voglio effettivamente sapere cosa lui ha scritto. Quindi, grazie al mio comandino in particolare, dico save e lo chiamo cibo. Ok? Quindi forse adesso lo aggetto un po' meglio. L'utente scriverà patate e pasta. Patate e pasta verrà salvato in una variabile che poi vediamo come utilizzare, chiamata cibo. E se non scrivi patate o pasta, lui ti dice: guarda, io non ti capisco perché per adesso accetto solo patate o pasta. Ok? E dopo aver fatto questa cosa mi ritrovo nello stato seleziona. Ok? Confermo. Vado avanti. Mi ritrovo qua. Aggiorno. Saluta, ciao. Faccio vedere carboidrati. Carboidrati, elenca carbs, patate o pasta. C'è un bruttissimo pulsante qua sotto che mi dice la regular expression che io vado a utilizzare. Però fortunatamente l'abbiamo previsto, quindi posso mettere un'etichetta vuota in questo caso e lui sostituirà questa etichetta al bottone. Potrebbe essere utile. Ah, notate, se... No? Si è rotto. Qua doveva uscire una tastiera che non sta uscendo. Marco, segna. Ho detto che era live debugging, accidenti. Mi spiace, non ho capito perché chiaramente lui vorrebbe sapere la pasta. No, non sta... Ah, giusto, no, funziona, non si è rotto. Ho detto io di togliere la tastiera. Guardate me. Quindi qua vuole ricevere le patate o la pasta. Scrivo pasta, va bene, passa allo stato successivo. Ok, qua la pizza è andata a buon fine. Qualunque cosa debba esserci. Perfetto, facciamo un altro step per far vedere la funzionalità. Diciamo che ora, oltre a fare questo piccolo controllo, voglio essersi, cioè non voglio vedere, elencare qui la pasta e le patate. Effettivamente dietro ci sarà una routine, un pezzo di codice che mi dice se quello è un cibo che io posso effettivamente vendere. Quindi, anziché utilizzare questo sistema con le regular expression, che può essere valido, ha un senso di esistere tutto suo, però noi adesso diciamo, vabbè, cerchiamo di validare il tipo di carne che tu puoi comprare tramite una procedura esterna. Okay? Io non ho una procedura esterna adesso che fa la validazione della carne, però vi faccio vedere una cosa che vi dà l'idea di come funziona. Elenca carne. I tipi di elenca carne può essere... In questo caso accetto solo una risposta, questo è sempre il mio linguaggio di programmazione e qua ho una routine particolare che si chiama checkTest. E invece qua... Questa è interessante. Salsiccia. Ok. Ora, cosa succede? Ordina. Come? Ordina. È la stessa cosa. Ok, ci qua? Specifico per la carne. Ok, quindi sostanzialmente qua io ho detto, quando mi trovo nello stato elenca carne, ok? Quando mi arriva una certa risposta, meat, io prendo questo input, lo passo a una certa routine e questa routine fa la validazione. Ok? In questo caso questa è una funzione Python che ho implementato, molto semplice, questo è un return true. Quindi fondamentalmente dice questo input vale sempre. Invece in questo caso, questo input non vale mai, ok? Quindi quello che sta succedendo sostanzialmente è io nella variabile che prima mi ero salvato, però adesso non lo sto salvando, passo questa variabile a una routine di Python con dentro il vostro codice arbitrario. Lì fate la validazione, vi collegate al vostro server, lo storage, warehouse, qualunque cosa dovrà essere, fate la verifica se quella carne lì c'è e nel caso procedi o non procedi, ok? Quindi in questo caso è molto dummy, è molto demo, però... Saluto, è la carne? Sì. Salsiccia? Non ha capito, perché la salsiccia non veniva accettata. Ok? Se invece io gli dico meat, va bene.
vado alla routine successiva. Okay? Questo per far vedere che la transizione da uno stato all'altro può essere effettivamente condizionale del codice. Chiaro, questo messaggio, mi dispiace, non ho capito qual è il default del chatbot. Come facciamo a evitare di avere un messaggio default? Noi diciamo, vabbè, aggiungiamo una transizione di default. Quindi quando vai da elenca carne con qualunque altro input che non è accettato, allora mi dai il messaggio non ho quel tipo di carne. Ok? E quindi in questo caso l'utente, quando si ritrova in quella situazione, saluta, ciao, sceglie la carne, fa salsiccia, non ho quel tipo di carne. Niente più messaggio di errore strano. Ok? Questo sempre tramite l'albero. Mancano ancora poche cose, giusto un paio. La possibilità di eseguire del codice arbitrario a fronte di è successo una transizione, quindi mi trovavo in quello stato, ti dico che voglio la carne c'è in magazzino, devo fare qualcosa quando ti faccio vedere il prossimo messaggio. Tramite la fantastica keyword action, sempre nel mio linguaggio di programmazione minuscolo, tipo questo è check pass, sì, faccio action. E qua c'è sempre un'altra routine Python che voi potete definire liberamente, e io ne ho fatta una un po' bogus, cioè un po' display notification. Ok, questa roba qua mi farà saltare una finestrella a schermo, chiaramente funziona solo sul mio computer. Quindi si fa questa cosa qua, si va qui, ciao, voglio della carne, faccio meet, ecco la finestrella. Ok. Per farvi vedere cosa succede, questo è il contesto dell'utente, qua ci sono dei dati che io posso raccogliere durante la chat. Prima l'unico contesto che ho salvato era il tipo di pasta, giusto? Quindi per adesso lui si sta ancora ricordando pasta, però voi qua potete prendere questi dati che avete raccolto dalla chat e decidere di utilizzarli come volete nella vostra routine. Cosa c'è? Chi è? Chi è stato? Accidenti, non è che adesso saltavano fuori finestrelle. Conosco io. Va bene. Ultima cosa. L'operatore, ok? Quindi con questo si possono fare un sacco di cose complesse, non tutte, chiaramente. Se volete farla tutta ve la rollate voi, ve la descrivete voi perché avete controllo sul nostro fantastico framework. Però con questo si possono fare un bel po' di cose. Adesso la chat con l'operatore. Diciamo che io non sono soddisfatto e quando... Beh, faccio un esempio stupido. Diciamo che... Dov'è la carne? Che cambia? Veg, carne, carbs. Ok, quando qualcuno cerca di comprarmi le verdure, io dico, no, ci sono problemi psicologici, devi parlare con il nostro assistente, sto scherzando. No, va bene, bellissimo. Sei entrato nell'ottica del chatbot, che è esatto. Conversazionale, quindi esatto, ci parli, va benissimo. Va bene, allora, comunque, l'elenca lag, quando mi ritrovo in questo stato, ok, l'elenca lag, automaticamente, vabbè, qua in questo caso metterò che l'utente può scrivere qualcosa. Qua un caso speciale che si chiama fallback, ok? Questo è un comando speciale per il sistema, quindi quando lui vede il fallback mette in comunicazione l'utente con l'operatore. Conferma, facciamo ok, andiamo avanti, ciao, continuiamo a salutare e diciamo adesso lag, ok? Lui mi dice elenca lag, giusto? Sì. Qua scrivo bla e dice, aspetta, ti mettiamo in contatto con l'umano, ok? C'è un'interfaccia operatore da un'altra parte, che è questa qua. Ci siamo? E questo è l'utente che ha una richiesta pendente, un messaggio pendente, ok? Quindi, se l'utente va avanti, io mi ritrovo qua, il conteggio dei messaggi che stanno andando avanti. Lo accetto e ti dico, ok, mi prendo in carico questa richiesta, possono esserci più operatori collegati, l'elenco di queste cose, se un operatore prende in carico gli altri non la vedono più, in modo che due operatori non scrivano contemporaneamente alla stessa persona. Prendo in carico, questa è tutta la sua history, quindi la sua chat, e adesso vi posso scrivere, ciao. Io mi trovo di qua, ok? Ciao. 3 settimane per questa roba, eh? E quando ci hanno chiesto mi hanno detto, no, con questa architettura dovrebbe essere molto facile. 2 o 3 giorni, 3 settimane. Va bene, però l'abbiamo fatta con il tutore degli statisti. Ok? Quando ho finito, dico va bene, risolvo questo problema. Okay? Questo utente ha finito e l'utente se ne torna allo stato iniziale. Dovrebbe esserci un bel messaggino, però se
segna. E più o meno questo è tutto quello che volevo farvi vedere. In realtà ci sono altre cose, ad esempio non vi ho parlato assolutamente del fatto di poter fare hot swap, cioè di poter modificare questo albero nel mentre. Magari avete avuto qualche qualcosa che vi ha fatto suonare un campanello, ad esempio, per quale motivo queste cose dovrebbero essere grigi? L'idea, adesso ve la butto lì così perché abbiate un'idea, l'idea è che adesso voi siete collegati col vostro telefonino, state utilizzando il mio albero, giusto? Quindi non è che posso a un certo punto togliervi la terra sotto i piedi, non è che posso dirvi no, questo stato non esiste più, no, voi ci siete dentro, forse in quello stato, ok? E non sapendo né leggere né scrivere, anziché andare a vedere quanti sono gli utenti collegati attualmente presenti in un certo stato, quello che io dico è, non puoi rimuovere gli stati, puoi rimuovere sempre le transizioni, perché le transizioni sono atomiche. Quindi un utente si può trovare in uno stato, a un certo punto gli dice, queste sono le possibili transizioni che tu puoi fare, se io cancello la transizione nel mentre, quello che può succedere è che al massimo ti dice, ehi, non ho capito, perché nel mentre è cambiata, però ti faccio vedere subito dopo quali sono le nuove transizioni che puoi fare. Okay? Quindi al più c'è qualche errore per l'utente che sta usando la cosa, ma sono cose abbastanza piccole. Simpatici. Altre cose che si possono fare, che vengono controllate, ad esempio, questa è la parte stocastica, anche di questa non vi ho parlato, ve la faccio vedere al volo, tanto è semplice, però il concetto secondo me è un po' carino. Se mi trovo ad esempio in elencaVeg, okay, in questo stato ricevo un qualche input, vado in fallback con probabilità 1. Diciamo ad esempio che invece elencaVeg, sempre con questo input, vuole cambiare stato e andare in elencaCarne. Perché una volta ogni tanto vogliamo fare uno scherzo ai nostri clienti vegani. Ora, qual è il problema? Io mi ritrovo in due stati che sono elencaVeg e elencaVeg, a fronte dello stesso input non posso trovarmi in due stati diversi perché è deterministico l'automa, io devo sempre sapere dove vado a finire. Però mettete che voi fate il chatbot lotteria che una volta su un milione vuol far vincere il premio a qualcuno. Quindi cosa fate? Cambio la probabilità. A fronte dello stesso input e dello stesso stato, una volta vai qua e un'altra volta vai qua. Ok, probabilità somma 1, abbiamo implementato un comportamento stocastico quello. Simpatico per fare dei giochi magari, cose di questo tipo, ok? sì, gli aliases, poi abbiamo quasi finito. Ora, c'era la possibilità, mi ha fatto prima, salva cibo, giusto? Voi per adesso vedete questi stati schifosi che ho scritto io, ma in realtà quello che possiamo fare è andare a definire delle stringhe associate a queste cose. Quindi banalmente io potrei dire faccio il mio albero, questi sono dei simboli, sono delle variabili che utilizzo io, però non è quello che vede l'utente. Quindi vado, creo un alias e dico che seleziona carb, arriva un messaggio in inglese perché ho cambiato il mio chat per i miei customer, per i miei clienti in inglese. Quindi you selected carb. E questa è la variabile che siamo andati, come si chiamava? Cibo. Cibo, grazie. Confermo, salvo. E quindi adesso se vado all'inizio, qua c'è un fantastico comando di reset. Ciao. Ricambio, seleziono carbs, scrivo pasta, è stato catturato, ok? Questo è carino, ad esempio se volete fare ciao, ciao a te, buongiorno, buongiorno a te. Si può fare così, ok? Per farvi un piccolo esempio di come si potrebbe utilizzare una cosa simile. Chiaramente i dati vengono utilizzati, passati a Python, quindi potete farci cose arbitrariamente complesse, quasi arbitrariamente complesse. E basta, credo che sia tutto per quanto riguarda... Sì? Visualizza? Il grafico. Ah sì sì sì, c'è la possibilità di visualizzare il grafo, ma non vi garantisco che sia bellissimo. Anzi, mostra l'albero. Sì, infatti sapevo che faceva questa cosa perché è un po' cattivo. Non ho fatto io chiaramente la procedura di disegnare l'albero perché sono una cosa meglio. Però voi potete avere l'albero così. Idealmente, col tempo, col progetto che verrà finanziato, andrà avanti, noi vorremmo avere un editor che ci possa essere grafico, ok? Adesso ve lo dico, però ci sono qualche cosa da migliorare. Questa è una tabella, perché idealmente l'automa è specificato come una tabella, però possiamo renderla un po' più facile per gli utenti, ok? Chiaramente non è prioritario migliorare un pochino l'interfaccia grafica, ma si può fare, adesso in coda e si fa. Però si può vedere l'alberello, comunque mi sembra di averla sistemata sta cosa, Marco. Mi sa che non ho fatto push. Va bene, e vediamo l'ultima cosa. Sì, chiusura. Qua. Live demo, live debugging, è proprio vero.
Come averlo? Diventate nostri clienti. Semplice, semplice. Per adesso è l'unico modo. Noi siamo fan dell'open source, quindi vorremmo spingere l'azienda a farlo open, però anche per avere contributi, idee, sarebbe carino avere una piattaforma open su cui fare queste cose, però giustamente l'azienda adesso dice aspettiamo, prima ripaghiamoci bene tutti gli sforzi, poi facciamo. Passi avanti, prossimi sviluppi. Vorremmo sia dalla parte di report analisi dati, ci stiamo attualmente lavorando su, perché ad esempio l'alberello che voi avete visto disegnato, sarebbe carino dire quali sono i percorsi più frequentati, quali sono le cose più utili o meno utili, ma anche statistiche sul traffico, sui messaggi, sulle ore, queste cose. Estendere l'LP, attualmente il nostro LP è veramente basico, regular expression, più forse ho fatto io qualche test con la libreria. Sarebbe bello avere una libreria, cioè avere delle funzioni fatte apposta per l'utilizzo qui del chatbot, che uno possa utilizzare come action, come check, cose di questo tipo. Supporto per nuove piattaforme, Facebook, che era tantissimo, però era secondario nel nostro caso, Slack, Discord, WhatsApp, eccetera. Miglioramento del lento delle conversazioni. Quindi attualmente tabella, però sarebbe bello magari avere una struttura un po' più amichevole ad albero, che sia un pochino più leggibile. Il linguaggio di programmazione, che adesso è necessario scrivere a mano, l'abbiamo fatto come linguaggio, chiaramente anche perché poi quello si tradurrà facilmente in un'interfaccia. Ok? Quindi idealmente il concetto c'è. Adesso l'interfaccia è quella, è testuale, però si potrebbe rendere abbastanza facilmente un'interfaccia grafica, vorremmo farlo. E poi per gli alberi grossi, nel caso ad esempio del ticketing che vi ho fatto vedere prima, l'alberello, ogni freccia è una transizione, quindi l'albero inizia a crescere un po' grosso. Ci piacerebbe trovare un modo per riuscire a modularizzare un po' questo sistema, quindi dire adesso entriamo in questa sezione, fammi l'alberello per quella sezione, adesso siamo in questa sezione, fammi l'alberello per quella sezione. Dobbiamo ancora lavorarci e pensare a come si potrebbe fare un'interfaccia migliore. E basta, finito. Era l'ultima slide. Domande? No, persone troppo annoiate, chi è ancora sveglio? Sì. Una domanda semplicissima. L'NLP l'avete fatto voi oppure... No. Abbiamo valutato varie librerie. Okay. Adesso stiamo provando. Non ti sto neanche dire i nomi perché ne ho così tanti che non me ne parlo nemmeno, però il problema è anche l'italiano, perché NLP funziona molto bene in inglese, quando vai con l'italiano... Poi c'è anche il problema, questa è la parte che mi interessa di più, quindi poi non andrò avanti a raccontarlo, c'è anche il problema che essendo una chat sono molto corti i messaggi che tu hai, non hai un corpus di testo notevole su cui fare le cose, quindi bisogna avere tante chat per riuscire a capire, imparare, fare apprendimento, riuscire a trovare gli altri giusti è complicato, quindi per adesso ci affidiamo altre librerie. Okay. Le librerie che avete montato, c'è per caso anche JavaScript, anche se forse è un po' più lungo. Librerie per fare la compressione del linguaggio. No, non lo conosco, JavaScript. JavaScript in realtà fa un po' quello che fa il vostro motore di, diciamo, dell'albero. Ok. Poi permette di osservare lo stato, tirare fuori le parole, regular expression, ok, in qualsiasi modo, anche quello è cablato sull'inglese, nel senso che se uno gli butta dentro dell'inglese ha tutta dell'euristica per tirare fuori cose, se gli butti dell'altra roba diventa un po' meno intelligente. Normale, però forse potresti utilizzare qualcosa con IAML che ti potrebbe avvantaggiare. È una roba in XML tirata fuori almeno una decina d'anni fa, forse qualcosina in meno. Come motore, che come motore. Il motore di Eliza e tutta quella roba, lì. Però a livello di NLP ha delle, secondo me, delle feature che per quello che fate voi potrebbero. Ok, potrebbe essere interessante. Dopo ne parliamo, aggiungerò idea di più. Se potete invece di scrivere bag, dice vorrei del bag, attualmente il sistema... Devi farlo tu. Cioè, se tu scrivi solo bag, c'è il pulsante e la risposta deve essere esattamente che è bag. Se ci metti le due slash e fai regular expression, lui quando vede bag nel testo, fa così. Quello è usato ad esempio per l'urgenza. È urgente, ho catturato urgente tramite la regular expression, allora so che è urgente, lo so già senza che lui debba passare nel caso di esempio di prima. Caso di una cosa come quella di Mr. Location, in cui devo indicare per esempio una località,
che poi fa chiamare un... Allora, questo è un po' un problema nella misura in cui attualmente la chat web è solo testo, perché come abbiamo detto iniziamo con questa parte che era più immediata, quindi ci sarebbe il problema di come ti mostro informazioni che non sono testo. Essendo chat web chiaramente vuol dire che c'è abbastanza facile aggiungere qualunque altra cosa, plugin, Google Maps, qualunque cosa deve essere, immagini, video. Non è facile il capture, ed è il motivo per cui adesso abbiamo fatto subito Telegram, perché se ti devi fare un video e mandare il video al tuo chatbot, lo fai facilmente. Quindi attualmente non si può fare, vorremmo fare, vorremmo proprio che diventasse una base anche multimediale, in cui magari gli utenti possono mandare messaggi, voce, e possono fare queste cose. Tra l'altro uno dei progetti è proprio quello di fare un sistema di recruiting in cui si vuole valutare il candidato tramite video, tramite piattaforme multimediali, registrazione per sapere se sa la lingua, eccetera. Quindi sono cose che dobbiamo fare. HTML te li offre questi strumenti per la posizione, però chiaramente un HTML da un computer la posizione tipo dare quello che è, invece poi la telefonia. Però diciamo, se lo HTML, se vuoi prendere la posizione, no, è perché parlava di Telegram prima, perché sì. Alla fine l'utilità di queste cose Telegram te la passa, se gli dai HTML, il comando te la passa. Se devo implementarlo solo HTML io non penso a questa soluzione, perché io me la posso anche fare, cioè sviluppando queste cose riesco a farle abbastanza facilmente. Sì. Il problema è quando devo interagire con qualcos'altro. Quindi, per esempio Facebook. Sì, viene più o meno tutto uniformato, nel senso che i dati che ci passiamo all'interno del framework sono stati uniformati, ci sono delle classi, se tu vuoi sostituire un pezzo utilizzi quella e tutto funziona tramite il protocollo, chiaro in Python, quindi c'è un po' una piccola limitazione attualmente, però puoi anche sostituire una parte, utilizzare le code, utilizzare il tuo linguaggio di programmazione finché passi i dati nel formato giusto. Sulla coda e quindi esatto. È l'interfaccia per comunicare. Basta? Posto?